Ciao a tutti e benvenuti qui su GamesHeroes.it. Nei prossimi due minuti cercheremo di riassumere l'intensissimo Nintendo Direct di questo E3 2019. Iniziamo subito con l'annuncio dei personaggi degli eroi di Dragon Quest per Super Smash Bros. Ultimate, mentre il 27 settembre arriva Dragon Quest 11, un grandissimo RPG. Luigi's Mansion 3 è atteso entro la fine dell'anno, mentre The Legend of Zelda Link's Awakening, il remake, arriverà invece il 20 settembre. È stato annunciato The Witcher 3 e The Wild Hunt, la Complete Edition, che appunto porterà su questa piccola console Nintendo tutta l'avventura di The Witcher. Il 26 luglio arriverà Fire Emblem Three Houses, con una storia abbastanza intricata, ma soprattutto con tanta bella strategia. Dopodiché No More Heroes 3 è stato annunciato per il 2020, mentre il 13 settembre Demon X Machina arriverà finalmente nei negozi. Il remake di Panzer Dragon arriverà invece in inverno 2019 e Pokémon Spada e Scudo il 15 di novembre ci chiederà di acchiapparli nuovamente tutti. Il 19 luglio Marvel Ultimate Alliance The Black Order uscirà permettendo una cooperativa per 4 giocatori, mentre Astral Chain uscirà il 30 agosto e sarà il solito gioco pieno di combattimenti fighissimi. Da novembre uscirà Mario & Sonic e i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per tutti gli amanti dei minigame e degli sport, mentre il 20 marzo 2020 è stato annunciato Animal Crossing New Horizon, il nuovo titolo che ci porterà a creare dal nulla la nostra comunità su un'isola deserta. Banjo-Kazooie, un personaggio Microsoft, arriverà su Super Smash Bros. In autunno, mentre è stato annunciato il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild che è in sviluppo proprio presso le sedi di Nintendo. Di informazioni vere non ce ne sono ancora, ma sappiamo che comunque è in produzione e quindi siamo qui già in attesa. Speriamo che il video vi sia piaciuto, vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti!